Siamo all'inizio del tempo di Quaresima e io vorrei accompagnare questa domenica la nostra riflessione partendo dalla prima lettura che la liturgia ci propone. È una lettura tratta dal Libro del Deuteronomio, è la richiesta di Mosè al popolo di Israele di offrire a Dio le primizie dei frutti della terra. In sé è una lettura semplice, semplicissima, che appare quasi devozionale, ma ha un messaggio profondissimo. Offrire a Dio le primizie dei frutti della terra significa in qualche modo restituire a questi frutti e quindi più in genere alle cose il significato profondo che essi hanno. I frutti della terra, i beni, le cose sono un dono di Dio. Portarli a Dio, portarli davanti all'altare, in qualche modo è esorcizzarli, cioè togliere a queste cose, togliere a questi frutti della terra un eventuale veleno. Che essi possono contenere il veleno che se gli uomini, se il popolo sente che tutto ciò gli appartiene e se ne sente padrone, il rischio è che si generino le rivalità, le aggressività, le invidie, le gelosie. Nel momento in cui queste cose vengono riconsegnate a Dio, date a Dio e dando le primizie implicitamente dai tutto il resto, è come se tu affermassi: Signore, queste cose sono tue, non sono nostre, noi non siamo padroni, noi non le vogliamo manipolare, noi non ci sentiamo in diritto di doverle gestire senza essere legati a te, senza essere fortemente uniti a te. Ecco, l'idea di fondo di questa prima lettura, se ci pensate bene, caratterizza come un fil rouge anche il testo evangelico. Il testo evangelico, lo conosciamo bene, sono le tentazioni di Gesù nel deserto, le triplice tentazioni di Gesù nel deserto. C'è un elemento che accomuna queste tentazioni. Su cosa è tentato Gesù? A livello profondo, a livello sostanziale, è tentato di staccarsi da Dio Padre. Attraverso la manipolazione del creato, trasformando le pietre in pane, attraverso l'affermazione della sua gloria, gettandosi giù dal pinnacolo del Tempio, attraverso il potere. Il diavolo, che ben appunto è colui che divide, che scopo ha? Staccare il figlio dal padre creare una separazione tra il figlio e il padre, mettere nel cuore del figlio l'idea che da solo lui possa gestire la sua vita e la sua persona. Ora questo è, a pensarci bene, esattamente la stessa intuizione della prima lettura e forse la grandissima tentazione alla quale anche noi siamo sottoposti. Se sta tutto questo, se regge questa interpretazione, personalmente credo regga, allora la Quaresima assume un significato molto particolare. Cos'è il tempo di Quaresima? È il tempo per rimettere Dio al centro, per ricollocare noi stessi nel posto che ci è stato affidato e rimettere Dio al centro. Quindi per sviluppare questo legame con Lui affinché le cose non siano concepite come eh, un'occasione per distaccarsi da Lui, ma un'occasione per rimanere in comunione con Lui. Io credo che nella nostra vita ci siano tantissime situazioni, tantissimi ambiti in cui la tentazione ha già perfettamente raggiunto il suo scopo senza che non ce ne siamo nemmeno accorti. Perché è più nascosta, perché è subdola, però quanti ambiti di vita lavorativa, economica, affettiva sono ormai gestiti senza minimamente pensare a Dio pur magari facendo le cose di Dio, perché restiamo persone che vanno in chiesa, restiamo persone che hanno le proprie devozioni, ma poi c'è tutto un ambito di vita in cui Dio è come messo in un angolo. Tra noi e Lui c'è una separazione, una, uno stacco, una divisione e quindi chi opera per questa divisione ha perfettamente raggiunto il suo scopo e forse noi non ce ne siamo nemmeno accorti. Allora in Quaresima io credo che ci venga offerta l'occasione di vigilare su tutto questo. Certo la Quaresima è caratterizzata dalla penitenza, è caratterizzata dalla carità, è caratterizzata da una preghiera più intensa, ma evidentemente tutti questi sono esercizi. In sé per sé credo che la Quaresima non sia un tempo difficilissimo di prova, perché le prove ce le scegliamo noi in Quaresima, le prove vere sono quelle che la vita ci offre. Allora la Quaresima è come un esercizio, un allenamento affinché nel momento delle prove vere, quelle autentiche della vita, noi possiamo rimanere in comunione con Dio. E scoprire questo legame con Dio negli ambiti della nostra vita, rivalorizzarlo e rimettere Dio al centro. Chiudo dicendo che questo termine italiano prova mi piace molto perché, se ci pensate, eh, ha un duplice significato: vuol dire difficoltà, ma vuol dire anche certezza. Quando noi diciamo io ho una prova, vuol dire sono certo di qualcosa. La Quaresima è un tempo che potrebbero offrirci difficoltà, forse non quelle che ci sceglieremo, ma quelle che la vita ci darà ma evidentemente anche un tempo che ci dà una prova, la prova della vicinanza di Dio.